Mi hai sentito aprire la porta? Non potevi venire a darmi una mano, non vedi che sono carico come un mulo? Non vado più a fare la spesa al supermercato. Ti spingono da una parte, ti tirano dall'altra, ti mettono le mani dappertutto. In strada hanno cercato di scipparmi, volevano portarmi via l'orologio. Guarda qui che casino, cosa hai combinato? Tesoro, questa sera ti faccio la pastina. La vuoi col buco o senza buco? Sei troppo disordinato, questa casa non è un albergo. Quando bevi il latte potresti almeno sciacquare il bicchiere, no? Non si può andare avanti così. Ha lasciato acceso il gas. Volevi uccidermi? E la finestra sembra aperta, e il frigorifero sembra aperto con quello che spendiamo di riscaldamento. Porca miseria! E questi cosa sono? Chi ha dimenticato questi nel frullatore? Questi calzini? Lasci in giro tutto, le scarpe da una parte, le mutande dall'altra. E sì, tanto c'è la serva, che mette a posto. E la mela? Ah, lui non può mettere a posto, lui ha altro da pensare. Lui deve andare in giro con le automobili d'epoca. Lui deve andare in matrimonio ad accompagnare le sposine all'altare. Uè, uè, uè. Senti una cosa. Se tu hai intenzione di farmi girare le palle, sappi che ci sei riuscito già per tre quarti. Ah! Ti girano le palle, Sappi che questa è la vita matrimoniale. Questa è la vita che ti riserva la tua sposina dopo che l'avrai portata all'altare. Questo è il matrimonio e tu ti sposerai perché sei già sulla strada. Ah, e senti, non ti venghi in mente stasera di venire a fare il micione nel letto, Di strofinarti perché hai freddo. Guarda che non è la sera giusta, Perché? Perché non ne ho voglia. E poi anche se avessi voglia, non posso. E poi ricordati che quella cosa lì non si apre e si chiude quando vuoi tu. Non è una cassaforte, non c'è la combinazione, non c'è il lucchetto con le chiavi. Porcaccia miseria, proprio stasera che avevo voglia. Oi, guarda che le mogli sono proprio così,